Allora, buonasera, ovviamente grazie per avermi invitato a questo convegno, ringrazio tutti gli organizzatori, in particolare mi piace ringraziare Giorgio Dori, con cui ho passato gran parte della mia vita lavorativa nel passato e abbiamo diciamo, contribuito a rendere possibile questo evento insieme ovviamente agli organizzatori all'Università Europea di Roma che ci sta ospitando. Allora, io sono Massimo Montanile. Faccio difficoltà col microfono e mi racconto un po'. Sono il Data Protection Officer del gruppo Elettronica, è un gruppo che si occupa di aerospace and defense, quindi ho il vantaggio di poter operare in un'azienda altamente strutturata e che quotidianamente diciamo, affronta il problema della sicurezza in modo diciamo, molto serio, in quanto diciamo, ha come clienti essenzialmente clienti militari. Sono founder e presidente dell'associazione Privacy Safe. Abbiamo lanciato un progetto che ha visto anche il patrocinio dell'autorità garante, speriamo che vada in porto presto, relativamente alla diffusione della consapevolezza della privacy, diciamo soprattutto per i cittadini. Sono fellow dell'Istituto Italiano per la Privacy, grazie a questo ruolo ho potuto partecipare ai dialoghi ai quali faceva riferimento prima il dottor Caselli. Dialoghi con l'autorità garante per diciamo, approfondire alcune tematiche specifiche nell'applicazione e nell'interpretazione del nuovo regolamento privacy. Sono membro dell'Advisory Board di Privacy Italia, delegato Federprivacy Roma e socio dell'Associazione Scientifica Sanità Digitale. Ho voluto dare questo elenco perché sia più facile, diciamo, inquadrarmi in un contesto più ampio che non è solamente quello relativo all'azienda presso cui opero. Volevo affrontare il tema della compliance all'interno di un'organizzazione, quindi cercare di trasferire nel concreto le cose che abbiamo sentito ben raccontate prima dell'approccio olistico, diciamo, della difficoltà che può incontrare un'organizzazione nell'implementare i principi della data protection. Non so perché, se il microfono va bene o... Sì, Ah, perfetto. E quindi mi piace fare con una sigla, così rimane ben impresso, C uguale PM quadro, poi scopriremo insieme piano piano che cosa significa, comunque la C sta per la compliance. Il tema dell'accountability è fondamentale perché, come sappiamo, tutti i principi, cioè si è spostata l'attenzione molto sul titolare del trattamento, il titolare del trattamento che deve non più adottare, come si diceva prima, le misure minime di sicurezza, ma deve fare una attenta valutazione ed analisi dei rischi privacy connessi ai trattamenti che svolge per poter quindi adottare le misure idonee per poter contrastare questi rischi. Ma tutto questo che fa ne deve dare dimostrazione, quindi deve diciamo, far rendere sostanziale il tema del principio dell'accountability, quindi deve dar conto delle decisioni che prende nell'affrontare questo tema della privacy. Questo richiede evidentemente una governance perché prima si parlava del registro delle attività di trattamento, sicuramente il tool può essere utile perché aiuta ad avere dei forni di riferimento, però calato questo nella realtà di un'azienda, di un'organizzazione, immaginiamo che significhi soprattutto mettere in atto tutta una serie di processi all'interno dell'organizzazione perché questo Excel sia riempito. Qui non è tanto un problema di template, ecco, ma è soprattutto un tema di organizzazione e processi, quindi in modo strutturato, in modo più ampio della governance, della privacy. Io vado un po' oltre, nel senso che
Mi è piaciuto prima il discorso dell'approccio olistico e del tema che prima ha sollevato la professoressa sull'integrazione con la NIS. L'altro giorno al Cyber Tech Europe 2017 ho avuto modo di confrontarmi con Profumo, il CEO di Leonardo, che praticamente ha fatto a tutti noi immaginare il futuro. E se ci pensate bene, il futuro che si sta prospettando è questo, nel senso che al di là delle norme, al di là di quanto il legislatore riuscirà a mettere dei paletti al tema della sicurezza, i cyber attack non si fermano, quindi ci sono, ci saranno, bisogna correre per fare in modo che soprattutto le infrastrutture critiche, no, italiane ed europee, siano protette contro il rischio del cyber attack. Ovviamente il 90% delle aziende italiane ed europee sono piccole e medie imprese che non hanno una struttura che gli consente di sostenere i grossi investimenti necessari per poter far fronte ad una problematica che richiede grossi investimenti anche in termini di cultura, perché non basta solo acquistare, ne so, tool o infrastrutture, firewall, se poi non si ha anche il firewall umano in qualche modo, quindi se non si alza la consapevolezza di tutti quelli che sono coinvolti nei trattamenti. Un altro problema che abbiamo in Italia è proprio quello che faccio ricorso alle filiere di fornitura, per cui anche grossi player, anche in tema di sicurezza. E qui vedo che ci sono alcuni colleghi che lavorano molto molto bene in aziende molto grandi, però nella loro filiera di fornitura poi alla fine necessariamente si affidano a dei soggetti che in questa catena praticamente fanno man mano perdere o fanno rischiare di perdere quelle garanzie che il player principale assicura. Quindi ben venga il GDPR, perché in effetti tende, e questo è appunto quello che diceva Profumo, tende a definire uno standard comune di riferimento per tutte le aziende italiane ed europee. Finalmente un approccio condiviso by design, non solo di privacy by design, ma security by design. Questo negli intenti, poi bisogna vedere nella realtà. Io vi dico che nella mia realtà sono stato facilitato perché ora ve lo racconto bene. In realtà ho scoperto l'uovo di Colombo. Alla fine vedrete che non è sano approcciare il discorso della compliance privacy attraverso interventi on top a quelli che già sono i processi e le strutture dell'azienda, ma conviene sfruttare la cultura e i processi esistenti, inoculando laddove è necessario quei presidi privacy. E io non parlo più di privacy in azienda. Nella mia azienda fortunatamente non si parla di privacy, ma si parla di enterprise risk management, e dentro c'è infilato le cose sulla privacy, che viene più normale, no? Perché il responsabile di una unità difficilmente perde tempo con la privacy, non è il suo core business, no? Però se fa questo nell'ambito di una valutazione del rischio di una iniziativa di investimento portata all'attenzione della direzione generale, ecco che diventa uno dei tanti elementi da considerare per valutare il rischio complessivo del trattamento. Questo attraverso un modello di governance della privacy. Qui è carino, più che altro giusto lo show per la presentazione. Comunque la presentazione più estesa la lascio agli atti, non so se faranno degli atti del convegno, però diventa carino vedere come effettivamente l'approccio non può che essere olistico, quindi non si può pensare di fare degli interventi on top. Come dice anche l'autorità garante, non farà degli interventi ex ante, ecco che automaticamente le organizzazioni devono farli in modo preventivo prima di lanciare dei trattamenti, quindi la famosa valutazione di impatto privacy va
assolutamente fatta prima per poter assicurare poi di fare un trattamento coerente. La governance privacy ci consente anche e soprattutto di dare sostegno al tema dell'accountability, perché governance privacy significa mettere in piedi dei processi, mettere in piedi delle strutture organizzative che consentono di diciamo sviluppare tutti i temi che dicevo prima e quindi di darne anche un'evidenza, perché ci saranno registrazioni, ci saranno dei momenti in cui la direzione generale decide se spendere dei soldi per mettere in sicurezza un certo segmento di trattamento perché esposta a un certo rischio, e ovviamente ne accetta anche il rischio residuo, ecco, quindi un approccio realistico, pragmatico, che secondo me dobbiamo cercare di condividere, altrimenti facciamo solo letteratura, no? Ma nel concreto le aziende devono far business. Al Cybertech Europe l'hanno dimostrato, c'erano tanti espositori giovani, tante aziende, tante start-up che ovviamente hanno un grande know-how, ma forse richiedono, e in questo l'onorevole Pinotti è stata chiara, un approccio più integrato, più coordinato, più governato per il tema della sicurezza. Questa accountability ci consente di sostenere la compliance al GDPR, che deve essere però mantenuta nel tempo, per cui io all'inizio, quando ho cominciato a occuparmi di queste cose, parlavo del ciclo di Deming applicato all'implementazione di sistemi per la gestione della privacy, ed era un po' una novità nell'ambiente. Ora fortunatamente ne parlano in modo più diffuso, però purtroppo devo dire che molto spesso è solo un fatto di, ancora una volta, letteratura, poi dietro scavi ti rendi conto che magari non sono realmente applicati. Quindi lo sforzo che dobbiamo fare è cercare di non lasciarci incantare, tra virgolette, da chi racconta bene la storia, ma cercare di andare a toccare con mano quello che viene fatto. Questo è, per esempio, ecco, ho fatto una fotografia dei requisiti di accountability che sono all'interno del GDPR. Il GDPR è fatto di 99 articoli, 11 capi, 15 sezioni, 173 considerando. In arancione o giallo verde, io purtroppo sono un po' daltonico questa cosa qua, la parte colorata rappresenta praticamente quegli articoli che secondo me richiedono una dimostrazione di accountability, nel senso che se io voglio essere compliance, se voglio essere rispettoso di quell'articolo, ma lo voglio fare nell'ottica della compliance, devo dare evidenza delle registrazioni a sostegno, come diceva prima il Garante, l'autorità garante, della liceità del trattamento, del legal ground, per esempio. Legal ground deve essere accompagnato da una registrazione, da una motivazione scritta che dice: questo trattamento lo faccio perché è mio legittimo interesse, o perché ho il consenso, o perché però deve essere registrato. Quei colori lì vengono fuori da un tool che praticamente mi ha consentito di implementare il modello all'interno dell'azienda, perché di fatto nasconde dei fogli Excel che per ogni articolo fanno il link con il documento che è registrato all'interno del nostro sistema documentale. Quindi alla fine mi è facile anche per la governance proprio. Quindi serve un approccio strutturato, come dicevo, un sistema, un approccio strutturato. Ho evidenziato le cose che ho sperimentato in questi 3 anni. Le cose fondamentali sono sicuramente il commitment dell'alta direzione, perché per affrontare, questo è un progetto trasversale, io sono 30 anni che mi occupo di information technology e di progetti trasversali all'interno delle aziende, e tutti i progetti hanno una costante: devono essere affidati ad una persona che ha la fiducia del management, e la persona deve avere anche il portafoglio per poterlo gestire. Si deve assumere i suoi rischi in modo responsabile, deve poter fare deve rendicontare, deve essere lui accountable, deve dare evidenza di quello che ha fatto, e quindi rispettare
rispettare il piano. Io qui, se riesco, negli ultimi minuti che mi restano, vi faccio anche proprio vedere il piano che ho implementato in azienda e anche do risposta al dottor Caselli sulla sensazione che lui ha dato sul fatto che le organizzazioni che sono già compliant con l'attuale codice privacy effettivamente hanno un effort più basso nell'affrontare il, diciamo, la compliance al GDPR. Io ho fatto una cosa generalizzata per dimostrare i 24 mesi famosi che sono stati dati dal legislatore e le aziende si adeguassero al GDPR, e ho trovato dei razionali che ho applicato in azienda due volte, perché l'ho fatto anche in un'altra azienda e ci ho preso, quindi, ma soprattutto perché avevo l'esperienza pregressa su altri progetti, per cui sono stato on cost e on time, e vi vorrei dare questo aiuto, diciamo, può essere utile. Ho preso come riferimenti i processi di Davenport, però giusto per avere un quadro di riferimento, ma si può prendere qualunque modello di riferimento processivo, perché ho voluto abbandonare il modello basato sulle strutture organizzative che cambiano, perché chiaramente ogni azienda ha la sua struttura organizzativa, però questi sono i processi di riferimento colorati ancora. Diciamo in verde più chiaro i processi che devono tenere solo conto dei requisiti privacy, invece in verde più scuro i processi che possono avere impatto sulla privacy. Questo mi ha consentito di costruire la tabella RACI per calcolare l'effort e anche il coinvolgimento delle risorse all'interno dell'azienda, e quindi i costi e i tempi. Quindi è tutto scientifico, però nella scientificità di una piccola azienda, di un'azienda che si occupa di... Allora, questa è la tabella RACI, non ve la commento, però immaginate che praticamente sulle principali attività privacy, perché l'ho voluta portare qui? Perché mi dimostra, diciamo, come l'implementazione di un modello di gestione per la privacy non può assolutamente essere affidata ad una persona, e oppure con l'approccio cartaceo di cui faceva riferimento il dottor Caselli prima, affidato al consulente di turno che fa il DPS e praticamente ha risolto la privacy. No, è tutt'altra cosa, è un approccio sistemico, richiede l'applicazione del ciclo di Deming, un plan check-cut che consente di implementare un sistema che mantenga nel tempo la compliance. Questo mi piace dirlo perché, se vi ricordate, nel 2012 il decreto semplificazioni consentì l'abbandono dell'obbligo della redazione del documento programmatico sulla sicurezza. Gli imprenditori italiani colsero al volo l'occasione per abbandonare del tutto il DPS, gran parte di loro hanno fatto così. Gli stessi imprenditori che 5 anni fa hanno fatto questa scelta, oggi, sono 5 anni più vecchi pure, sono più anziani, devono affrontare il tema del GDPR, quindi sono un po' preoccupato, però fatta questa battuta, giusto per alleggerire la cosa, caldeggia un approccio di tipo classico del ciclo di Deming. Allora, qui l'ho voluto rafforzare, è quello che ho applicato in azienda, con grande successo, devo dire, quindi ve lo regalo volentieri, perché praticamente ho sfruttato la level structure dell'ISO per i modelli di gestione di compliance, quindi i vari capitoli che in sostanza nel plan luce CAT li trovate come capitoli dell'high level structure dell'ISO, che ho voluto riportare poi in una slide successiva. Ovviamente il modello privacy deve tener conto anche non solo del nuovo regolamento aziendale, ma anche dell'approccio dell'azienda, perché non può essere un esercizio teorico. Io l'ho fatto in 3 aziende diverse, ho seguito 3 approcci diversi, ma non per gusto mio. Mi sarebbe piaciuto fare la fotocopia, no? Non esiste. Bisogna fare interventi tailorati. Il modello di valutazione dell'effort restituisce in modo più strutturato quello che vi sto raccontando, perché praticamente
Ecco, queste sono le 10 cloud structure per un sistema di gestione privacy. Questa è la structure che ormai si è diffusa ed è quella di convergenza per i nuovi modelli di gestione di compliance, e ti consente di costruire un manuale del sistema di gestione privacy, dandoti le dritte su come affrontare in modo strutturato, e lì ti rendi conto, se mai la direzione non fosse stata sufficientemente accorta nel capirlo, dell'effort che ci vuole. Per quanto riguarda il master plan, vado velocemente perché vi dico, questo è quello che ho vissuto io in azienda. Posso dire che questo può essere applicato in tutte le aziende che vogliono fare un approccio di questo tipo, però andiamo a vedere l'effort che è più carino, perché la stima dell'effort, eccola qui come l'ho fatta. Cioè, in pratica, dando un po' ragione a quello che diceva il dottor Caselli prima, effettivamente nell'angolo in alto a destra abbiamo le aziende che sono caratterizzate dall'avere un'alta direzione proattiva e un'organizzazione che è già compliant l'attuale decreto legislativo. Non è vero che non ci vuole niente, comunque ci vuole un piccolo effort che io ho valutato inferiore ai sei mesi per poter implementare il delta che il GDPR suggerisce, e soprattutto per mettere in piedi una struttura organizzativa e di processi che realmente funzioni. Faccio l'esempio della Data Protection Impact Assessment, che richiede un lungo tempo per poter essere digerita dal, perché non è che la deve fare il DPO, questo è importante, non è che la DPA la deve fare il DPO, sennò scegliamo il consulente, ce la faccio da fuori. E la DPA la deve fare il responsabile del trattamento, che conosce gli obiettivi, le finalità, le modalità, deve anche confrontarsi con il rischio. Io nel caso mio l'ho estesa a un livello più ampio, però volendo specializzarla solo sul discorso privacy richiede comunque un adoption time, deve essere digerita da chi poi dovrà capirla. E quindi un effort. Poi il K ve lo spiego nella slide dopo, c'è un piccolo fattore K. Però diciamo l'effort dei sei mesi. Nel caso peggiore abbiamo un'organizzazione che non aveva mai presidiato il tema privacy in precedenza, con un'alta direzione solamente reattiva, e lì l'effort è di 18 mesi più K, e vedrete che il K nel caso peggiore vale 6, ecco che 18 e 6 fa 24, sembra un esercizio, a me è venuto dopo, nel senso che mi sono accorto dopo, ho detto ah caspita, coincide proprio con i 24 mesi che dava l'autorità. Il fattore K ovviamente è legato alla complessità del trattamento dell'azienda, quindi un'azienda che fa trasferimento dati all'estero, che gestisce dati con processi di trattamento che fanno un alto uso di tecnologia, oppure addirittura trattano dati particolari, categorie particolari di dati, che sono un ospedale che ha delle filiali all'estero in paesi magari a rischio, che fa un network dei medici per gestire eventi che impattano una larga popolazione di utenti, fa un grande servizio ma anche una grossa esposizione al discorso della sicurezza e della privacy. Si becca 6 come fattore di incremento dei mesi precedenti, ecco che poi arriva ai 24. Un efficientamento continuo, il registro dei trattamenti, il Data Protection Impact Assessment è un processo continuo, il registro dei trattamenti non è un documento, è il risultato di un processo continuo, deve essere fatto sicuramente, io lo sto facendo ora per tutti i trattamenti perché ancora non ho l'obbligo di legge, però ho l'obbligo morale, l'obbligo aziendale di presidiare bene questi aspetti, quindi applicando le indicazioni del Working Part articolo 29, che saranno poi recepite dal documento di cui parlava il dottor Caselli prima, per quanto riguarda i suggerimenti per la valutazione di impatto privacy nelle aziende, e applicando la cultura che abbiamo in azienda nell'approcciare il tema della valutazione del rischio, ho preferito praticamente identificare molti trattamenti su cui sto facendo una Data Protection Impact Assessment, che poi a livello normativo ripeterò ogni anno perché si possono evolvere. Ovviamente, al di là di questo fatto ciclico, ogni volta c'è un nuovo trattamento, una modifica di un trattamento, ecco che si ripete la Data Protection Impact, quindi non può essere un intervento ex post, deve essere un intervento strutturato.
una nota piccola proprio per questa vostra. A me piaceva più il termine privacy impact assessment. Ora noi ci innamoriamo dei termini, anche privacy è un termine inglese, però è più vicino al nostro modo di pensare. Ora tutti parlano di data protection impact assessment e allora molti purtroppo pensano che è un fatto che riguarda l'ICT. No, perché io posso fare un trattamento che non ha breach, quindi perfetto, ma intrinsecamente illecito. E quindi la valutazione del rischio privacy se la fa il responsabile dell'IT, dirà no, questo è perfetto, nessuno ti può attaccare, nessuno ti può rubare i dati, ho capito, peccato che però sto mettendo su un sito diciamo gli appuntamenti, i dati delle dipendenti dell'azienda. Perfetto, nessuno ci può entrare, faccio proprio questo quindi mi sarebbe piaciuto più un privacy impact assessment come concetto. Questo purtroppo devo dire non è stato recepito nei suggerimenti del working party articolo 29, nel fare il decalogo per decidere se fare oppure una data protection impact assessment. Io sicuramente sfrutto quello che già l'ICO, il garante inglese, ha detto su questo punto, includendo anche gli aspetti relativi proprio alla privacy. Quindi un efficientamento continuo. Sulla categoria di costi benefici, questa slide già l'ho proiettata un anno fa, mi sembra, però è piaciuta, la rimetto, perché praticamente dietro questi disegnetti ci sono proprio dei numeri che ho dovuto portare in direzione per farmi dare i soldi per fare il progetto, per cui ho dovuto, però qui i numeri non li ho voluti mettere perché sono in licenza. Allora ho messo le scatolette e ho detto le categorie di costi per l'implementazione di un GDPR sono l'assessment, un setup del sistema. L'assessment è fondamentale anche per la salute del data protection officer, perché ti affidano il progetto, tu, mi raccomando, sii contento che ti danno questa responsabilità, però prima di tutto fai una fotografia della situazione che trovi, perché poi ti addebitano dopo qualche mese tutti i guai pure del passato, quindi fai una bella fotografia. Al di là di questo, di questa battuta, però è sano partire da una situazione nota anche per poter poi fare una fotografia esistubi coerente e consistente. Altro posto sicuramente è quello del miglioramento continuo. Il miglioramento continuo non è gratis, ecco, fare implementare il GDPR non è gratis, è un costo, ma Davide Mura ci ha anche spiegato che ne ha un beneficio l'azienda che implementa un tale sistema. Quindi il miglioramento continuo è un costo. La certificazione, prima il dottor Caselli parlava di certificazione, effettivamente quando ci sarà un modello di certificazione o quando ci saranno i codici di condotta, e qui mi rivolgo proprio alle piccole e medie imprese che effettivamente trovano un bel assist da parte dell'autorità garante ma anche del regolamento nel fatto che possono definire dei codici di condotta e quindi rifarsi a quelli come esimenti di tante sovrastrutture implementative costose per dimostrare la compliance del GDPR. Ovviamente i benefici, già solo con la riduzione di sanzioni io riesco a dimostrare il tutto, però io per carattere, per natura non mi accontento di questo e dico che in realtà i benefici non sono solo quelli, ma sono un efficientamento. Io proprio l'altro giorno ho fatto una comunicazione molto interessante, per cui a valle di una data protection impact assessment, io ho chiuso proprio la settimana scorsa, sul trattamento di dati sensibili, ho potuto smontare un'offerta di un fornitore che stavamo per acquistare non so quanti K di roba per mettere in piedi certi trattamenti. Ho dimostrato che era sufficiente spendere la metà con lo stesso livello di sicurezza. Ecco che c'ho un ritorno e un efficientamento anche, perché quell'overhead di costo era anche un overhead di processi e di attività inutili, ma il fornitore ci prova ovviamente. E quindi,
Poi un rafforzamento dell'immagine, un rafforzamento della narrativa vanno da sé, questi benefici chiaramente ti consentono di sviluppare una roadmap dell'organizzazione che attraverso la protezione dell'asset informativo, il posizionamento del mercato porta ad una compliance mantenuta nel tempo. Questa la sigletta sarebbe compliance uguale privacy management model, quindi la compliance attraverso un privacy management model. Grazie. Grazie il dottor Montanini. Sempre come al solito le domande, teniamo la parte finale e darei la...